Ed è con noi Riccardo Ruggeri, che invito a salire qui sul palco insieme. Benvenuto, buonasera. Ciao Riccardo. Prego. Marco Bernardi, secondo momento di dialogo, a te. Allora, qualche mese fa mio figlio più grande Simone è andato a pranzare dalla nonna e, finito il pranzo, è andato a fare i compiti. Dopo 15 minuti ritorna e chiede alla nonna di essere interrogato in storia. La nonna è un'ex maestra. La nonna, guardando il numero di pagine che aveva studiato, sgrida Simone dicendo: 15 minuti per 5 pagine non va bene, quindi torna a studiare. Simone insiste, vuole essere interrogato, al che la nonna cede, lo interroga e con sorpresa scopre che sapeva alla perfezione quelle 5 pagine. Sperando però di metterlo in buca, gli dice: dimmi la verità, l'avevi già studiata? E a quel punto Simone dà una risposta che mi è venuta in mente conoscendo e leggendo un po' della storia di Riccardo Ruggeri, con quell'ingenuità di un bambino di 10 anni che dice una cosa da grande, non conoscendola fino in fondo ma intuendola, dice: non avevo assolutamente già studiato, semplicemente mi interessava. Ecco, quando una cosa ci interessa, questo scatena il meglio di noi, scatena capacità e potenzialità che neanche pensavamo d'avere. Quando uno mette il cuore in quello che fa, questo fa crescere, fa venire fuori il meglio di noi. Ecco, questo mi sembra la migliore introduzione alla vita di Riccardo Ruggeri, cioè la vita di una vivacità tale, di una avidità di vita, che dopo ci dirà meglio lui cosa intende con questo termine, che rende affascinante ogni aspetto della realtà che tocca. Allora, io avrei tantissime domande da farle, però il tempo è breve, quindi siamo arrivati a questo compromesso. Impieghiamo i primi 10 minuti nel farci raccontare in sintesi le cose più importanti della sua vita. Dopodiché io provo invece, come un martello pneumatico, a farle le domande che più mi interessano. Grazie. Innanzitutto grazie a tutti voi che avete partecipato a questa serata. Ma gran parte delle cose sono state dette, le sintesi estreme sono state dette in questo video che non ricordavo, ma che dice il punto fondamentale. Cioè, io ho avuto una vita fortunata, a differenza della signora Margherita, io ho avuto una vita fortunata. È una vita fortunata perché sono nato in questa straordinaria famiglia composta di queste 4 persone, i miei 2 nonni, mio papà e mia mamma, che erano 4 animali politici. Avete sentito le rispettive tendenze. Il nonno voleva che lo chiamassi nonno Stalin, la nonna era una donna religiosissima ed era però nello stesso tempo era molto vicino intellettualmente a Don Sturzo. Mio papà si definiva un socialista fabiano, che oggi non esistono più, era una forma di socialismo romantico inglese. Mia mamma era anarchica. Eppure, essendo nell'arco di 3 anni, io perdo questa famiglia, muoiono tutti, salvo mia mamma, e mia mamma anarchica mi fa studiare dai preti e vuole che vada all'oratorio. Ecco, questo dice già la caratteristica di questa famiglia. E il concetto di famiglia io l'ho imparato in casa, perché in 12 metri quadrati vivere 5 persone e di tendenze politiche così diverse e non bisticciare mai, io l'ho trovato una cosa straordinaria. Il secondo punto è che la portineria, ovviamente io me ne sono accorto molti anni dopo, facevo una specie di aiutante di mia nonna nella portineria quando non andavo a scuola, e la portineria è un luogo straordinario, specialmente negli anni 30 e 40, che erano gli anni della Torino alto borghese. Noi eravamo portinai di una casa molto importante, dove l'integrazione, adesso parliamo tanto di integrazione, l'integrazione era ottenuta nella casa, perché il più povero dei poveri era il portinaio.
alla Piano Ammezzato, perché tutti i grandi palazzi di Torino hanno i portici e di conseguenza ci sono dei degli alloggi che hanno appena il minimo abitabile come altezza, abitavano le piccole professioni. Ricordo che da noi c'era una modista, cioè quelle che facevano i vestiti e facevano soprattutto i cappelli, e c'era un'ostetrica, tutte ormai professioni totalmente scomparse. Al secondo piano, piano nobile, c'era il conte Prato Previde, sopra l'architetto Sozzas e infine nell'ultimo piano la servitù, e oltre c'erano gli studenti che venivano. Quindi c'era uno spaccato totale. Ecco, lì ho avuto una seconda grande chance, una grande opportunità, capire le persone e capire tutti gli strati sociali. Questo ovviamente non me ne accorgo, ma me ne accorgerò dopo. La mia carriera, che è stata una carriera managerialmente di grande successo, si è svolta appunto grazie a una capacità di valutare le persone, valutare gli uomini. E questo l'ho imparato in portineria, credo luogo deputato per tutto questo. Vi voglio raccontare un episodio, perché giustamente questa è stata una vita talmente piena che sarebbe sbagliato metterci qui a raccontarla, ma un episodio quando mio padre muore. Mio padre muore nel 47, io ho 13 anni, e muore la vigilia di Natale, dopo una malattia di cuore che è durata qualche anno. E quindi di colpo rimaniamo io e mia mamma. E la domenica mattina, lui muore il sabato, la domenica mattina sentiamo suonare al campanello. Noi vivevamo in una casa diroccata, non vivevamo più nella portineria. E in questa casa diroccata si presenta una signora che... una signorina, nel senso che avrà avuto 25-30 anni, che si presenta come la signorina Rubbiolo. Era l'assistente del professor Valletta, che era stata questa signorina molto colpita dalla storia di mio padre. Cioè, mio padre è una persona che era entrato in Fiat, e qui c'è l'altro tema grande di questo amore per un'azienda, che era entrato in Fiat all'inizio degli anni 30, era una persona molto capace, quindi come operaio, dopo qualche anno viene promosso e impiegato, che era quindi un salto sociale notevole, e lui nel 34, quando nasco io, che è il punto culmine del fascismo, viene invitato a iscriversi al Partito Fascista. Lui rifiuta, d'altra parte, stante la famiglia non poteva essere diversamente, rifiuta e di conseguenza viene degradato, cioè faceva sempre lo stesso lavoro che faceva, ma veniva pagato meno ed era tornato operaio. Arriva la liberazione, nel frattempo lui diventa amico di un disegnatore, un collega, e questo fa una grande carriera, nel Partito Comunista, e c'è un periodo della Fiat appena finita la guerra in cui il professor Valletta viene allontanato per sospetto inquinamento fascista, e di conseguenza va al potere questo comitato di gestione. Mio padre viene dal suo amico fatto capo ufficio, e quindi di colpo una promozione. Pochi mesi dopo gli chiedono di iscriversi al Partito Comunista, lui rifiuta e quindi viene di nuovo degradato. Questa storia è fondamentale nella mia vita, perché anzitutto la personalità, cioè... Io sono una persona che ha fatto carriera pur essendo un uomo totalmente indipendente, intellettualmente. La seconda cosa è che questa signorina Rubbiolo, che viene a casa nostra il giorno dopo che mio padre è morto, chiede a mia mamma come pensava di poter vivere, e lei dice: non c'ho nessuna idea. E lei dice, era il giorno di Natale, dice: lei sarà assunta dalla Fiat,
e si presenti il giorno 7, cioè il giorno dopo l'Epifania, dall'ingegner Perosino, e lei verrà assunta. Poi dice, lei avrebbe, suo marito aveva diritto a una, ha diritto a una liquidazione, che la legge dice che deve essere divisa tra lei e suo figlio, e dobbiamo nominare un tutore per suo figlio. Sappia che abbiamo deciso di lasciarla tutta lei la liquidazione e di dare l'altrettanto, metterla da parte per suo figlio, e la gestiremo noi, e dandogli poi quando avrà 20 anni. E pensa lei tutto al funerale. Il funerale aveva lo ricordo ancora come una specie di funerale di Stato, con due guardie della Fiat in alta uniforme, e di cui tutti quelli della casa si stupivano che noi fossimo dei ricchi mascherati. In realtà pagava tutto la Fiat. Ecco, voi capite che quando lei riceve un imprinting di questo tipo, non c'è dubbio che il futuro, lei deve amare l'azienda che l'ha fatto, e mi rendo conto che raccontare questa storia, se non fosse vera, sarebbe incredibile oggi. Ma e quindi, allora, volevo fare un ultimo passaggio sulla storia, perché da quel momento in poi inizia una storia professionale in Fiat che la porta a conoscere. Sì, però inizia questa storia, inizia facendo, ovviamente, il mio sogno era fare l'avvocato, ovviamente data la famiglia volevo essere a favore dell'avvocato per i poveri, la seconda cosa era fare il giornalista, visto che avevo una facilità a scrivere ed ero molto bravo a scuola. Era questa non in nome della verità, no? In realtà queste cose io non le posso fare, devo andare all'istituto tecnico, perché il mio destino è segnato, io sarò operaio, cioè non c'era nessuna ombra di dubbio che andava a finire così. E dopo inizia a fare l'operaio? Inizio a fare l'operaio e inizia la mia carriera, a differenza di mio padre. Io non trovo tutte queste possibilità, queste difficoltà, faccio l'operaio per un certo numero di anni, vengo promosso impiegato, ma rimango sostanzialmente un travette. Mi sposo, ho i figli, mia moglie è una persona della mia stessa classe sociale, e quindi noi abbiamo una vita felice. Essendo il lavoro che mi danno un lavoro sostanzialmente idiota, come sono in gran parte idioti i lavori di oggi, perché stiamo andando verso un mondo che produce in gran parte lavori idioti, e di conseguenza io avevo molto tempo e quindi investo, e lì le rispondo sulla questione dell'avidità. Un'avidità che non è legata al denaro, ma un'avidità legata alla voglia di fare e alla voglia di imparare. Questa era la grande avidità, e questo mi dà delle chance, che poi improvvisamente a 40 anni succede una cosa molto strana, cioè la Fiat decide di fare, anzi Umberto Agnelli, non l'avvocato, ma Umberto Agnelli decide di spaccare la Fiat in tre, che era un monolite, quindi auto, veicoli industriali e prodotti diversificati, e di prendere una società di consulenza americana. Questa società di consulenza americana cerca quello che gli americani chiamano interfaccia delle varie aziende. Poiché la struttura della Fiat è una struttura totalmente contro l'innovazione, il cambiamento e così via, scelgono delle persone scadenti o che loro giudicavano scadenti. E quindi per l'auto e per i veicoli industriali mettono due, effettivamente, poiché li conosco, li ho conosciuti, due persone di quel tipo. L'altro che mancava, scelgono me, non per dare una valutazione, perché a differenza di loro io ero giovane. Questo fatto per me è il cambio della mia vita, perché gli americani capiscono subito che c'è una differenza enorme. Io mi innamoro di questo lavoro nuovo, dell'organizzazione aziendale,
e di conseguenza mi trovo pochi anni dopo ad essere scelto per posizioni importantissime. Quindi un discorso totalmente casuale, che però c'era dietro la mia preparazione, che avevo, mi ero preparato a fare delle cose che non avevo mai immaginato che avrei fatto. Non c'era un disegno quando io studiavo sociologia operaio nel 60, negli anni 60, non c'era nessuna cosa di... E invece questo, l'investimento ha successo. Ma una delle domande che mi ha più incuriosito, che mi ha interessato di più, è quando prima lei parlava di questo gigantesco funerale, di questa attenzione alla famiglia. No, scusi, non vorrei pensare cosa, che sia come casa, quello come quello di Roma. Non c'era il padrino? No. Ok, vabbè. Però, diciamo, c'è un'attenzione dell'azienda alla persona. Beh, straordinaria. Che è una cultura aziendale oggi abbastanza rara. Io adesso ho saltato ovviamente per ragioni di tempo, ma quando mia mamma muore a 82 anni, io prendo i suoi documenti per tutte le varie pratiche, trovo il libretto di lavoro, non so ancora se c'è ancora adesso, comunque trovo il libretto di lavoro e sul libretto di lavoro c'è scritto assunta in Fiat il 25 dicembre 1947, cioè nel momento che gliel'ha comunicato lei è stata assunta. Io l'ho trovata una cosa straordinaria. Ma appunto questa attenzione straordinaria alla persona, dopo lei ha avuto una carriera incredibile, come poi si è trasmessa, si è riapplicata nel suo modo di lavorare? Anche perché lei mi raccontava che ha avuto situazioni complicate, ha dovuto licenziare persone. Sì, assolutamente. No, questo è il problema, è che io ce l'avevo già, ma questo l'ha ovviamente arricchito. Se lei fa management o fa l'amministratore delegato, la cosa, qualsiasi attività lei faccia, lei deve voler bene alle persone. Al limite licenziarle, ma deve voler bene, perché se non c'è questo aspetto, ed è la vera chiave di successo del business. Cosa vuol dire voler bene alle persone? Lo so che sembra una cosa stupida, no? Ma volere vuol dire che la persona deve essere sempre al centro del problema e non la procedura, per esempio, no? Ci sono grandi manager che lavorano esclusivamente attraverso la procedura oppure attraverso la comunicazione. Oggi è di moda fare management attraverso la comunicazione. Dietro non c'è nulla, sono nudi dietro. Chi invece fa management attraverso la... Io ho avuto, come lei sa, ho avuto questo grande successo, soprattutto nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti. E il giudizio di un amministratore delegato, secondo me, lo si dà non in base a quello che scrivono i giornali, ma andare a vedere quando lui va via quelli che erano i suoi uomini di primo livello, che fine fanno questi uomini di primo livello, qual è la storia di questi uomini di primo livello. Lei troverà che, essendo in gran parte yes men, scompaiono. I miei 8 di primo livello, 7 sono diventati amministratore delegato. Questo è il successo. I frutti. I frutti. Certo. Dunque, le hanno sempre dato degli incarichi un po' complicati, aziende in crisi. Sì, io sono vissuto, infatti perché mi trovo bene adesso? Perché c'è la crisi. No? Esatto. Ha sempre avuto aziende in crisi, adesso l'economia è in crisi, ne pensa? Cos'è meglio di questo? No? Allora, no, per non scherzare, gestire le aziende in crisi è stata una cosa casuale, evidentemente, perché normalmente io non ero mai la prima scelta. Non ero mai la prima scelta perché le prime scelte normalmente vengono date a delle persone famose e così via. Io però ho accettato tutte le proposte, e qui ritorniamo all'avidità, accettavo tutte le proposte che mi venivano offerte, perché io le consideravo un qualche cosa. La seconda cosa è che io andavo in un'azienda in crisi convinto di rimanerci tutta la vita. Questo è un altro concetto importante.
Quindi non ero come si usa adesso questi amministratori delegati che li spostano da una parte all'altra, dall'alta moda alla chimica, no? Quindi questo fatto di essere disponibili mi ha portato, e io sono vissuto, la carriera più importante l'ho fatta tra la fine degli anni 70 alla metà degli anni 90, periodo di grandi crisi, in particolare periodo di grandi crisi per la Fiat. E la Fiat quindi mi offriva questa opportunità, io mettevo l'azienda a posto, senza mai assumere nessuno dall'esterno. Questa è stata una mia chiave. Io non ho mai assunto una persona dall'esterno, nelle aziende che andavo a cercare di rivitalizzare. Ovviamente dovevo mandare via tutti i primi livelli e tenere e far crescere i livelli sottostanti. Fino ad arrivare a questo caso che poi è diventato famoso a livello mondiale, che è stato il caso New Holland, cioè la fusione fra tutte le attività agricole, trattori, macchine in movimento, terra, eccetera, della Fiat e la Ford americana. Questa operazione di due aziende totalmente fallite dà origine a questo grande successo che mi porterà poi a... Ma invece questo momento di crisi, perché lei dice che è un'opportunità? Da un punto di vista economico? La crisi è una grandissima opportunità per chi ha voglia di fare. Perché, vede, quando c'è lo sviluppo, le quote di mercato, che sono quelle che determinano il successo di un'azienda, le quote di mercato sono tutte bloccate. E di conseguenza, perché? Perché tutti sono disposti, pur di mantenere le quote di mercato, lei è un imprenditore, sa benissimo, sono tutti disposti a metterci soldi pur di non perdere quota di mercato. Nella crisi, invece, le quote di mercato si liberano e di conseguenza ci sono delle enormi opportunità. In questo momento, per esempio, io sostengo con i miei figli, i miei amici, e tutti quelli con cui parlo, vado spesso a fare conferenze, che ci sono delle opportunità incredibili, perché qui addirittura si verificano due fattori. Uno, la crisi, quindi la libertà delle quote di mercato, e secondo, la qualità, mi permetto di dire, abbastanza scadente delle persone. Per un'infinità di motivi, parte la scuola, ma non solo la scuola, il clima complessivo per cui tutti hanno dei grandi sogni, ma non fanno assolutamente nulla perché questi sogni possano realizzarsi. Okay. Le faccio un'ultimissima domanda perché purtroppo il tempo è volato. Ci racconta in due parole questa curiosa modalità di fare l'editore? Lei pubblica libri, oggi ce ne abbiamo anche uno qui. Il mio problema è sempre stato che avendo questa avidità, questa voglia di lavorare e così via, via via che passava il tempo ho cambiato continuamente lavoro. Finalmente credo di avere trovato la pace, no? Nel senso che faccio l'editore perché io davo, essendo stato uno favorito dalla vita, davo in beneficenza tutti gli anni. Poi a un certo punto mi sono stufato di dire ma perché devo firmare un assegno e dare questi soldi? Perché non creo qualche cosa imprenditorialmente? E ho creato questa casa editrice, la quale sostanzialmente pubblica pochi libri all'anno e pubblica i libri che scartano gli altri. No? Questa è che secondo me hanno valore. Come avviene? Avviene che io come persona, prendendo quei soldi che davo in beneficenza, pago tutte le spese relative alla parte fisica del libro, poi questa idea l'ho trasferita a degli amici i quali si sono offerti di lavorare con me gratuitamente, quindi io ho livelli altissimi di persone che lavorano gratuitamente per la casa editrice, in modo che poi chi è interessato, il libro viene venduto a 20 euro, i 20 euro, salvo le tasse che paghiamo, e io non posso scaricare niente non avendo nessun costo, vanno direttamente in beneficenza. Questa è l'idea. La seconda cosa è che faccio il giornalista, scrivo per Italia Oggi tutti i giorni ho una rubrica
e scrivo anche per Il Foglio, per Milano Finanza. In questa settimana uscirà un mio pezzo su Panorama, anzi domani o dopodomani un mio pezzo su Panorama. Ricordiamo il titolo. Allora, il titolo comunque lo dico io, il titolo è Fiat. È Fiat, una storia d'amore, aperta parentesi, finita, chiusa parentesi. Quando scadono i 20 minuti si interrompe il microfono. Comunque ringraziamo Riccardo Ruggeri, è proprio vero che chi più fa, più farebbe.